Queste sono le Saucony Peregrine 13, rappresentano una scarpa stabile, veloce e reattiva della casa americana, ma lascio la parola a Francesco che ci spiega tutte le caratteristiche. Massi sostiene che sono bravo e divertente, perciò per la mia prima recensione ho scelto di parlarvi di una scarpa divertente, questa Saucony Peregrine 13, una scarpa comoda, reattiva, stabile, con un ottimo grip e una buona ammortizzazione. Che sia forse questa la scarpa perfetta? Per scoprirlo, seguitemi, andiamo a correre. Questa scarpa presenta un drop di 4 mm per regalare un appoggio abbastanza naturale alla nostra corsa. L'altezza del suolo nel tallone è di 28 mm, l'altezza del suolo nell'avampiede è di 24 mm per entrambi i generi. Il peso ufficiale dichiarato sul sito Saucony è di 260 grammi nella versione maschile, una scarpa quindi molto leggera. Rispetto al modello precedente, la Peregrine 12 che avevo già usato in passato, la casa americana ha portato significativi miglioramenti. I più importanti sono stati la riduzione del peso, avendo tolto 15 grammi, l'altezza della scarpa, che si è alzata di 1,5 mm su tutta la lunghezza per renderla ancora più morbida del modello precedente, e infine il disegno del battistrada, inserendo dei tasselli bidirezionali e allargando questo intaglio per dare ancora più stabilità e sicurezza nella fase di appoggio del tallone. Passando ai singoli dettagli, uno dei punti forti di questa Peregrine è la tomaia, molto morbida e traspirante, che alla prima sensazione mi ha fatto subito capire di indossare una scarpa veramente comoda. Nell'avampiede troviamo tanto spazio, che consente al piede di rimanere comodo durante la corsa e al tempo stesso ci regala la stabilità necessaria per affrontare ogni tipo di terreno. I lacci della scarpa sono piatti, ma funzionali. La linguetta è sottile ma comoda, la conchiglia posteriore protegge il tallone senza essere invasiva. Troviamo degli inserti termosaldati ai lati della scarpa che conferiscono un po' più di rigidità alla tomaia e la proteggono da eventuali appigli. Anche la punta del piede è adeguatamente protetta grazie a questa protezione in gomma che copre tutta la larghezza delle dita. La calzata della scarpa, già di per sé molto comoda, è facilitata anche da questo occhiello che, seppur banale, è comunque un accorgimento utile. Per chi avesse la necessità poi di indossare delle ghette, è stato inserito questo anello metallico che ne facilita il montaggio. Ho sempre stretto molto forte questa scarpa perché la tomaia è molto morbida, ma vi assicuro che non ho mai avuto alcun tipo di problema, anzi il fitting è sempre stato perfetto. Suggerisco di prendere lo stesso numero del modello precedente perché la lunghezza è rimasta invariata. Se non avete mai acquistato una scarpa da trail rispetto ai modelli da strada, il mio consiglio è sempre di prendere mezzo numero in più. L'intersuola è la stessa delle Peregrine 12 in Power Run, che non è certo tra le suole più morbide presenti sul mercato, ma è il giusto compromesso per dare sia ammortizzazione che stabilità. Per aumentare il comfort della scarpa, Saucony inserisce poi al suo interno una soletta stampata in 3D che all'occorrenza può essere rimossa per inserire dei plantari, ma ve lo sconsiglio perché è veramente una delle solette migliori presenti sul mercato. Misurando poi la mescola con un durometro si capisce che in effetti questa scarpa non è così dura, ma la combinazione di battistrada e della mescola stessa, se correte su un terreno non particolarmente morbido, potrebbe darvi queste sensazioni, ma secondo me questa mescola è comunque davvero molto reattiva. Ma il vero punto forte della scarpa è rimasto il battistrada, con dei tasselli da 5 mm che mi hanno sempre garantito un'ottima tenuta anche sul fango. La mescola è in Power Track, mescola proprietaria di casa Saucony, che non ha nulla da invidiare alle mescole più blasonate. Personalmente non mi lascio condizionare solo dal tipo di mescola, ma valuto soprattutto il disegno e la lunghezza dei tasselli, ed in questo caso vi posso assicurare che sono veramente ottimi. I tasselli sono a V, disposti in due direzioni diverse per garantire grip sia in salita che in discesa. Lo spazio tra di loro è sufficientemente ampio per fare in modo che il fango non rimanga incollato sotto la scarpa. La scarpa è comunque flessibile, nonostante la presenza del rock plate per la protezione del piede dagli oggetti più appuntiti. La forma stessa della scarpa offre poi una rullata sicura e stabile. La sensazione con il terreno è molto buona, un ottimo compromesso tra ammortizzazione e contatto con il terreno. Io che sono un pronatore ho sempre apprezzato la stabilità di questa Peregrine, data appunto dallo spazio nell'avampiede e dalla mescola dell'intersuola, rimanendo chiaramente una scarpa neutra. Vi ricordo che sarebbe illuminante da parte vostra se vi iscriveste al canale per non perdervi tutte le mie prossime recensioni e quelle di tutto il team 2024. Per i corridori più esigenti, Saucony ha creato inoltre una versione ST Soft Terrain, adatta quindi soprattutto a superfici morbide e fango,
con tasselli da 6,5 mm, un'allacciatura rapida con lacci elastici e con delle piccole ghette sul collo della scarpa per evitare l'ingresso di detriti e fango nel piede. Esiste infine una terza versione, la GTX, con tomaie in Gore-Tex per consentire di tenere il piede più asciutto in caso di pioggia. Oltre ai due modelli citati da Francesco, esiste pure l'Endorphin Rift, che secondo me utilizza la mescola più nobile in Power Run PV, che vi consente di correre davvero più velocemente. La scarpa che recensiremo nei prossimi giorni potrebbe essere una soluzione ideale per chi cercasse velocità e reattività e non volesse in effetti una piastra con fibra di carbonio nella scarpa stessa. A livello di ritmi, so che è un'eresia parlarne, approfitterete di tre caratteristiche. In primo luogo, che la scarpa si piega solamente nell'avampiede, che la mescola è comunque davvero molto reattiva, ma soprattutto che la scarpa, che ha un drop soltanto di 4, vi consente di correre in maniera molto naturale e quindi di spingere veramente di avampiede. Quindi vi sto dicendo che non ci sono difetti? Non è tutto oro ciò che luccica. Infatti la scarpa, per mantenere appunto le caratteristiche prima descritte di reattività e stabilità, deve ahimè sacrificare un po' la morbidezza, per cui se cercate in primo luogo una scarpa soprattutto morbida, vi consiglierei di scegliere altri modelli. Inoltre nel battistrada è presente questo intaglio, che rappresenta un punto di discontinuità tra suola e intersuola, che potrebbe rappresentare un possibile punto di rottura della scarpa nel caso foste veramente sfortunati. Questa scarpa la consiglierei soprattutto ad atleti medio-leggeri sui 70 kg, mentre per atleti un po' più pesanti la raccomanderei solo per brevi distanze. Io che peso 72-73 kg non la utilizzo sopra i 30 km, preferendo scegliere una scarpa più ammortizzata. A mio parere questa scarpa potrebbe durare 500-600 km come mi è durato il modello precedente, poi ha cominciato a rovinarsi. Sicuramente la durata della scarpa è influenzata dal vostro peso e dal tipo di terreno su cui correte, abrasivo o meno. Strava mi ricorda che con questa scarpa ho corso solamente 120 km, prevalentemente su sentieri rocciosi e mulattiere, e come potete notare sono ancora praticamente integre. Bonus point, questa scarpa nella colorazione Fog Clay, non è un bianco ma un grigio nebbia, la trovo davvero molto fashion, ma vi obbligherà a pulire ogni volta che ci avete corso. In conclusione, se vi piace spingere per sentieri, sia in gara che in allenamento, se volete una scarpa reattiva e precisa, con un'ottima aderenza al terreno per correre brevi e medie distanze, vi consiglio di provare questa Peregrine 13. Sono sicuro che vi farà divertire, ma solo se il vostro motore ve lo permette. Qua nel frattempo è uscito il sole, le previsioni meteo sono state veritiere, mi auguro che lo sia stata altrettanto la mia recensione. Lasciatemi qua sotto i vostri commenti se vi è piaciuta. A voi nel frattempo auguro buone corse e ricordate, più cuore che gambe.